Ciao bimbi, benvenuti al nuovo lavoretto. Oggi faremo una giostrina con i tappi. Ci serviranno un compasso, cannucce, lana, ma va bene anche del filo, tappi, forbici dalla punta arrotondata, righello, matita, ago, la base di una torta in cartone, ma va benissimo anche un piatto di carta. Prendiamo la base in cartone. Per trovare il centro esatto utilizzeremo un righello e una matita. Dividiamo il centro a metà, poi ancora lo dividiamo ancora a metà. Prendiamo il compasso. Adesso, con l'aiuto di un adulto, ritagliamo il cartone. Dopo averlo tagliato, lo rivestiamo tutto con la lana, in questo modo. Adesso prendiamo i tappi di plastica e dovremo farci un buchino con l'ago. Per questa operazione fatevi aiutare da un adulto. Devono essere all'incirca 40 tappi, con le cannucce invece le dobbiamo ritagliare più o meno a un centimetro. Prendiamo di nuovo la lana e ritagliamo un filo più o meno di 40 centimetri. Prendiamo un tappo, infiliamo il filo e affacciamo alla fine un nodo per bloccarlo. Adesso infiliamo le cannucce nel filo. Per aiutarvi utilizzate uno stuzzicadenti o un ago. Perfetto, adesso facciamo la stessa cosa per 8 volte. Dopo aver fatto le 8 catenelle, le andiamo a legare al nostro cerchio.
dopo aver legato tutte le file di tappi che abbiamo fatto, dobbiamo fare la sospensione centrale. Quindi prendiamo 4 fili da 30 cm, li leghiamo. Per chiudere tutti i due fili ci mettiamo un filo centrale. Ed ecco finita la giostrina.